la musica riempie la nostra vita. La ascoltiamo ogni giorno, che sia ad una festa o in pullman per affrontare un lungo viaggio. Identifichiamo la musica nei suoni che conosciamo, lo strusciare dell'archetto sulle corde del violino, il pizzicare delle corde della chitarra, i martelletti che battono sulle corde del pianoforte. Ma avete mai pensato che c'è musica anche altrove? Avete mai ascoltato la musica di una macchina da scrivere? Con il ticchettio dei tasti. La musica del caffè quando viene versato nella tazza. La musica delle foglie che scricchiolano sotto le scarpe. La musica della matita con il suo fruscio sul foglio. La musica del mare con le onde che si rifrangono sulla spiaggia. Io oggi ho cercato l'evoluzione di tutto questo, facendo suonare musica direttamente al mare. Ok, mi rendo conto che questa qui è un'intro un po' diversa dal solito, particolarmente complessa e poco chiara. Per capire meglio, torniamo indietro di qualche giorno. Buongiorno, oggi è il 24 aprile e in questo momento sono le 15:18 e a me è venuta in mente un'idea. Nella maggior parte dei casi io traggo le idee per i miei video dai commenti di TikTok, perché è proprio lì che ogni giorno mi sfidate a suonare cose. Ci sono però delle sfide che vanno oltre le mie possibilità e quindi che restano nel dimenticatoio per mesi. Una di queste idee è rimasta nel dimenticatoio fino ad oggi. Infatti qualche settimana fa io ho letto questo commento: nuova sfida, suona il mare. Potete ben capire il motivo per cui è rimasta nel dimenticatoio. Suonare il mare andava un pochino oltre alle mie possibilità musicali, fino ad oggi. Infatti questa mattina, leggendo le notizie quotidiane, mi è capitato di leggere una notizia che parlava della Croazia. E non so dirvi per quale collegamento logico mi si è accesa una lampadina. Mi sono ricordato che circa nel 2005, a Zara, in Croazia, è stato costruito un organo marino, che detto super in sintesi fa sì che un'intera piazza di Zara riesca a suonare grazie alle onde del mare che si rifrangono sulla costa. Quindi, in sintesi, suona il mare. Ma visto che a me spiegarvi le cose in teoria non piace e voglio farvele vedere in pratica, ho pensato di partire il più in fretta possibile per andare a Zara. E con il più in fretta possibile intendo tra un'ora. Ok, mentre preparavo lo zaino mi è venuta un'idea. Io abito a Torino, quindi per andare verso Zara passo da Milano e quindi passo da Bergamo. E a Bergamo ci vive Edoardo Brugnoli. Chiamiamolo. Visto che è domenica, non vedo perché non dovrebbe risponderci. Pronto? Ciao amico mio, come stai? Bene, sono nel giardino rilassatissimissimo. Grande mago, domani non lavori, vero? No, domani non lavoro, ho paura. Allora, ho avuto un'idea. Voglio andare in Croazia a Zara in macchina. Quando? Quando? Tra 3 ore. Ma dai che sono in Zara, smettila. Andiamo in macchina? Andiamo in macchina, perché tanto io poi martedì lavoro e anche tu, quindi tipo solo domani stiamo via. 850 chilometri. Vabbè, torniamo martedì mattina. Stai malissimo. Ci stai? Ok, prepara una borsa, va bene. Perfetto, bravo, prepara lo zaino. Perfetto, direi risultato raggiunto. Continuo a fare lo zaino e partiamo. Andiamo. Ok, allora. Ripassiamo. L'itinerario sarà più o meno questo. Appena la macchina è completamente carica, parto da Torino, arrivo a Bergamo, prendo Edoardo, entro domani mattina, arriviamo a Zara, suoniamo la piazza, ripartiamo da Zara, torniamo a Bergamo, lascio Edoardo e me ne torno a Torino. Per fare tutto questo mi do un tempo di 36 ore, 40 esagerando, sarà impegnativo. Ok, la macchina si sta caricando, siamo a un buon 41%. Direi niente male. Ancora una quarantina di minuti e poi posso partire. Siamo un dignitosissimo 85%. Mentre la macchina finisce di caricarsi, io finisco di caricare un video e andiamo a Bergamo. La macchina è carica. Piccola spiegazione prima di lasciarvi ai video del viaggio. Questo video vuole essere un vlog del viaggio che abbiamo fatto per arrivare fino all'organo marino e una spiegazione di come fa l'organo marino a suonare il mare. Ok, vi lascio al viaggio. Ma prima di partire sono venuto un attimo a casa di mia nonna perché oggi è il suo compleanno e quindi dobbiamo festeggiare. Tanti auguri a te. Ok, ora possiamo andare veramente a Bergamo. Casello numero 1. Casello numero 2. Casello numero 3. 4. Woo! Siamo arrivati nel ridente supercharger di Bergamo e abbiamo incontrato l'ospite meraviglioso di questo video. Bergamo. Salve, come state? Allora, adesso andiamo a mangiare. Sì, che sono le? Le 9:30 strano. E poi ci diamo il cambio alla guida per arrivare fino in Croazia. Facciamo mangiare un pochettino anche lei. Perfetto. Buon appetito, carissimo.
Allora, abbiamo deciso che faremo una pausa a Trieste, perché effettivamente Brescia Zara di notte, saremmo arrivati a Zara alle 4 del mattino. Interessante, però non era troppo utile, come dire. Forse è un po' tardi per caricare la macchina, è rimasta solo lei. E vabbè. Ok, eccoci. Io. Allora, tappa Trieste, devo prenotare l'albergo? Mi metto a cercare un albergo. Potrebbe essere. Partiamo. Ah, la cintura, cintura. Ad esempio. Ecco perché... Ah, sei tu che suoni. E io suono sempre anche le cinture. È quasi mezzanotte. Guarda. Non c'è. Ho trovato un albergo poco dopo il confine della Slovenia. Per pagarlo poco, non c'è niente. Ci sono due letti, non c'è neanche il bagno. Va bene, costa poco, quindi va bene. Preso. Trovato. Non hai sonno? No. Sono carico. Che noia. Quanto manca? È luna di notte, tutto va bene. Allora, c'è un problema. Siamo riusciti ad arrivare nella stanza d'albergo. Sono tipo le 2 del mattino, quindi volevamo riposarci, ma non hanno fatto i letti. I letti sono sfatti. Questo vuol dire che qualcuno ci ha appena dormito. E tipo gli asciugamani in bagno sono bagnati. Quindi no, c'è... davvero? Sì, sono le 2 del mattino. Cioè, non... Ah! Fa troppo ridere questa cosa. Siamo intanto nella stanza 15, che è la seconda che ci hanno dato dopo che ci siamo lamentati. È peggio. È due stanze su due? Io voglio andare a dormire. Stanza numero 3. Questa no, non si apre. Attenzione. Sono fatti? Attenzione. No, figa, ma non ci credo. Cosa? Ma me l'ha presa in giro. Ma stiamo... Non c'è neanche cucina? Cos'è sta roba? Che cazzo ridi? Ma io sono in giro. Allora, stiamo entrando nella quarta stanza. Abbiamo dormito i posti peggiori, quindi ci dormiamo comunque, anche se non li ho messi a posto. Ma è una questione di principio, perché... Questo è il momento della verità. Stanza 23. No, raga. Va bene così. Va bene così. È stata lunga. Buonanotte. Buongiorno, Edo. Buongiorno, Pietro. Ok, dopo aver dormito Madonna. Per poco più di 3 ore, adesso ci tocca guidare per 6 ore per arrivare fino a destinazione. Sì. Ce la possiamo fare. Opla! Vai, via. Il nostro livello di occhiaie è interessante. Voglio vedere più che altro domani mattina, quando avremo guidato per altre 14 ore. Sotto i piedi sei una Vespa special che ti toglie i problemi. E non svegliare due sui nuovi. C'è il mare! C'è il mare! Siamo al mare! Oh, perfetto, siamo in Ibiza. Questa comunque era la techno dell'850. Ok, abbiamo messo a caricare la macchina in questo posto. Grazie. E quando ci siamo fermati a caricare la macchina, ci siamo dedicati a una delle attività che a me e Edoardo rilassa di più in assoluto, ovvero... Con questo cielo pazzesco ci siamo finalmente dati in cambio. Abbiamo ricaricato la macchina, un posto veramente pazzesco, ma finalmente ripartiamo per andare a suonare la piazza di Zara. Che figo! Allora, all'organo marino manca veramente, veramente pochissimo. Siamo quasi arrivati. Ok, per pranzo siamo riusciti a trovare un street food velocissimo. Vragodni prisù. Perfetto, siamo a un Vragodni prisù. E abbiamo preso qualcosa che è dentro della carne, della cipolla e altro. Ci hanno portato il nostro piatto, che non voglio rovesciare. È carne... unta, pane unto, con patatine unte e salse unte. Quella piccante. Piccante? Mm-hmm. Questa è cipolla cruda? Sì. Vabbè, che spettacolo. Uno per uno con questo. Che spettacolo. Buon appetito. Buon appetito. Bene, non so come si chiami, ma prendetelo. Ok, la piazza è questa qui. Noi ci troviamo sulla piazza giusta. Questi qua sono i gradoni dove ci sono tutte le persone, dentro i quali passa l'acqua e quindi con i canali d'aria riesce a emettere dei suoni. Ok, tutto molto interessante, il viaggio, le canzoni, la musica, le disavventure in albergo. Ma una volta che siamo arrivati a Zara e abbiamo sentito la piazza suonare grazie alle onde del mare, la domanda è venuta spontanea. Come funziona l'organo marino?
Grazie per la domanda. Cerco di spiegarvelo con una breve animazione. Detto in sintesi, questa qui è la struttura dell'organo marino. E sì, per disegnarla ho usato un iPad perché non sono capace di disegnare sulla carta. Come abbiamo detto, questa qui è la struttura dell'organo marino. In questo punto si trova il mare. Come vedete, il tubo in un certo punto si stringe. E il motivo per cui si stringe è perché è in quel modo lì che si crea una forma di risucchio. Infatti, grazie al movimento delle onde del mare, dell'aria entra all'interno del tubo che è stato costruito sotto la piazza. L'aria che arriva in fondo al tubo rimbalza e torna indietro. Questa cosa succede anche in un qualunque flauto traverso. E le onde sonore emesse riecheggiano all'interno della cassa di risonanza. E visto che le onde sonore risuonano nella cassa di risonanza che sta subito sotto la piazza, noi siamo in grado di percepire le vibrazioni del suono. E questo è il motivo per cui la piazza vibra. Alla fine di tutto, dai gradoni della piazza esce il suono sotto forma di una nota. Ho deciso che in questo caso si tratta di un re. E per finire la nostra animazione, questo sono io che esulto perché questo organo suona davvero. E quindi che non ho buttato un giorno della mia vita. E questo qui è il motivo per cui si chiama organo marino, proprio per il fatto che è l'acqua in sé a suonare esattamente come si suonano i canali di un organo. Il suono non esce solo da qua sotto, ma esce anche da queste bocchette qui, che sono i bassi. E sono lungo tutta la piazza, anche verso di qua. Anche fermarsi qui sopra una di queste bocchette ad ascoltare la singola frequenza bassa che arriva è fuori di testa. Un'altra cosa super interessante è che qui c'è la placca di ferro in cui c'è scritto che nel 2005 è stato creato questo organo. Ed è pazzesco perché se ci si mette una mano sopra o un piede vibra tantissimo quando ci sono le note basse e quindi il flusso di aria passa verso l'alto. Ed è pazzesco, vibra un casino. Mi sono messo a fare la cosa più bella che la musica ti impone di fare, ovvero ascoltare. Ma la cosa più bella è che in quella situazione a suonare il mare è il mare stesso, senza nessun controllo, senza nessun vincolo, senza nessuno schema. Effettivamente i suoni che escono dall'organo marino di Zara non sono altro che l'esemplificazione pratica del termine cacofonia. La cacofonia è quel fenomeno che si verifica quando l'orchestra sta accordando gli strumenti e quindi tutti quei suoni un po' confusi che fanno gli strumenti quando si accordano tutti insieme. E perché dico che l'organo marino fa una cacofonia? Perché è vero che ogni canale è perfettamente accordato in una nota, però visto che il suono è determinato dalle onde del mare, che non sono mai uguali e soprattutto non sono controllabili, le note che escono sono confuse, non seguono una melodia, non seguono uno schema, e questo è meraviglioso. Siamo molto abituati a pensare che la musica sia solo qualcosa di schematico, di ritmico. L'organo marino ci dimostra che può non essere così, perché quella cacofonia, se la ascoltate dal vivo, con tutte le vibrazioni che crea, è splendida. Ok, ci stavamo facendo due calcoli. Siamo appena ripartiti da Zara per tornare verso l'Italia. Adesso tra una cosa e l'altra, tra un 7-8 ore saremo a Milano. Quindi tutta questa scappata per andare fino a Zara, suonare una piazza e tornare indietro ci è costata 24 ore. Però a me fare queste follie piace un sacco, quindi mi è venuta in mente una cosa. Se arriviamo a 30.000 mi piace, visto che in questo video abbiamo suonato il mare, suoniamo il cielo. Ho anche già in mente come fare.